È il momento di Pasquale Thieri, oncologo, perfezionato in medicina estetica, che ci parlerà del ruolo dell'ossigenazione nella medicina anti-age. Prego Pasquale. Salve, ringrazio tutti per essere rimasti fino a quest'ora, ma in particolare volevo ringraziare Giorgio per il suo impegno e la sua abnegazione in questo settore. Una volta c'era nello sport un premio che si dava ai migliori allenatori e si chiamava Seminatore d'Oro, non so se c'è ancora. Se fosse possibile io darei un premio a Giorgio come Seminatore della Salute, perché riesce a mettere insieme dei numeri. È nella 8? Stavo dicendo appunto che se fosse possibile darei un premio a Giorgio come Seminatore della Salute, perché riesce a organizzare degli eventi interessantissimi con dei grossi calibri, veramente mettere insieme queste persone da diverse località sia italiane che europee è veramente difficile. Bravo. Certo che parlare a quest'ora è veramente difficoltoso, perché è stato già detto tutto, ma di più di tutto e in un modo veramente encomiabile. Cos'è l'epigenetica? L'epigenetica sappiamo che è il nostro DNA suonato da un'orchestra che non deve sbagliare un colpo, cioè il maestro d'orchestra che è il nostro cervello, fa suonare tutti i vari artisti e maestri di musica in un modo ineccepibile, non ci deve essere nessun errore, cioè la fegato, tiroide, tutti gli organi sono paragonabili ai vari maestri di orchestra. Però c'è anche da dire che l'orchestra, se suona oggi, suona domani, suona e non ha una, diciamo, un ciclo di riposo, non può suonare sempre della bella musica. E quindi, prendendo spunto dal professor Paolo Sassone Corsi, che è direttore del Centro di Epigenetica e Metabolismo dell'Università della California, Irvine, non dimenticherò mai le diapositive che ha mostrato al Congresso di Medicina dello Sport di Roma, in cui fa vedere la NASA che osserva il nostro pianeta e riesce a percepire l'ossigenazione del nostro pianeta in base alla sintesi clorofilliana, che dà un colore all'ossigenazione. Quindi di giorno abbiamo un colore, di notte abbiamo un altro colore. Questo discorso per introdurre il concetto della luce, del ritmo circadiano della luce, perché il nostro corpo funziona su una base di ritmo circadiano e con la luce del giorno e della notte, nel senso che alcuni ormoni vengono prodotti di giorno, altri di notte, e quindi se noi non effettuiamo il relativo riposo e osserviamo i tempi giusti, andiamo in stress e questo può essere anche ossidativo. Per quanto riguarda la luce, che cosa fa? Fa svegliare i neuroni del nostro cervello, entrando dall'occhio, stimolando il nervo e andando a stimolare i neuroni del nostro cervello. Quindi noi ci svegliamo con la luce del sole, che ci permette di attivare il nostro organismo. Quindi possiamo immaginare come alcuni, diciamo,
pazienti che lavorano di notte, fanno i turni sempre di notte, non possono avere che stati di malattia cronici. Io avevo preparato diverse diapositive, però adesso facciamo una sintesi così riusciamo a guadagnare un po' di tempo. Diamo significato al nostro tempo. Mi era venuto in mente un pensiero, anzi un'intuizione riguardo alla nostra vita. Quando ero giovane volevo ingannare il tempo, più tardi lo volevo fermare. Adesso che sono vecchio non c'era più niente che desiderassi di più che recuperarlo. Scrive Robert Sitaler ne Il Campo. Chi è di noi che non vorrebbe recuperare il tempo perduto? Peccato che i viaggi indietro nel passato non siano possibili, ma se lo fossero, come sfrutteremmo questa opportunità? Allora le prossime pagine sono dedicate proprio a questo interrogativo, sviluppato in chiave scientifica. E se la scienza può fare solo ipotesi, analisi sull'ipotesi, la letteratura invece ha speso fiumi di inchiostro sul tema. Che ce ne potremmo fare quindi di un incontro con noi stessi più giovani? Potremmo forse evitare degli errori, ma forse ne faremmo di nuovi? Certo, potremmo aggrapparci alla nostra esperienza. Il fisico Werner Heisenberg diceva: un esperto è qualcuno che conosce i peggiori errori che si possono fare nel suo campo e sa come evitarli. Ma la vita purtroppo non è così semplice, è un campo troppo vasto per applicare questa massima, tanto più che il suo amico Niels Bohr sposava un'altra versione. Un esperto è qualcuno che ha commesso tutti gli errori possibili in un campo molto ristretto. È saggio allora che chiunque sappia che ogni momento ha valore, va vissuto e può avere significato grazie alla piena consapevolezza del limite, senza ridursi ad un cogliere l'attimo, fine e finito a se stesso. Io adesso non farò altro che fare la carrellata delle diapositive, riepilogando un pochino. L'epigenetica, quindi, sappiamo che cos'è: l'ossidazione. Negli ultimi decenni si è dato grande impulso al ruolo dei radicali liberi, quindi sappiamo che la pelle, perché mi occupo di medicina estetica, quindi la pelle è l'organo che più rappresenta il corpo umano, posto come interfaccia tra l'ambiente esterno e l'organismo come involucro protettivo. Tuttavia, sia accidentalmente che professionalmente, questa barriera è sottoposta a numerosissimi agenti tossici, mutageni e cancerogeni, tra i quali anche le radiazioni ultraviolette e inevitabilmente i radicali liberi dell'ossigeno. Quest'ultimi, nonostante i meccanismi di difesa cutanea, possono essere coinvolti nella patogenesi di alcune malattie della pelle e inevitabilmente nel processo di invecchiamento cutaneo. Come si genera? Vabbè, questo lo salterei perché lo sappiamo. Nell'organismo quindi sano esiste un delicato equilibrio fra produzione e smaltimento dei radicali liberi da parte dei sistemi antiossidanti, definito bilancia ossidativa. Tuttavia, dei polimorfismi genetici possono rendere poco efficienti i sistemi di difesa antiossidante che noi attuiamo, permettendo un accumulo eccessivo di radicali liberi e quindi uno squilibrio della bilancia ossidativa. Questa condizione è chiamata stress ossidativo e produce pertanto dei danni a livello cellulare che non sono immediati, ma che si manifestano inevitabilmente nel tempo, accelerando l'invecchiamento dell'organismo e l'insorgenza di patologie. Questi geni sono il gene manganese SOD2, che codifica un enzima superossido dismutasi 2 manganese dipendente e che ha il compito di arginare l'eccesso di radicali liberi. La sua azione di trasformazione dell'anione superossido in perossido di idrogeno è considerata la primaria difesa antiossidante dell'organismo. Polimorfismi possono avere conseguenze sfavorevoli, esponendo quindi l'organismo allo stress ossidativo. Il secondo gene è il CAT, codifica l'enzima catalasi, coinvolto nella detossificazione della cellula da radicali liberi e localizzato principalmente in fegato, cute, rene e globuli rossi, e catalizza la trasformazione del
perossido di idrogeno formato dal superossido di smutasi in ossigeno ed acqua. Tuttavia, dei polimorfismi genetici possono determinare la carenza o l'assenza completa di catalasi e quindi una deficienza della detossificazione da radicali liberi. Il terzo è il GPX, codifica la glutatione perossidasi, che protegge l'organismo dal danno radicalico, catalizzando la riduzione del perossido di idrogeno e dell'idroperossido. In particolare, svolge un ruolo essenziale nella prevenzione della ferossidazione dei lipidi, contribuendo alla stabilità e alla funzionalità delle membrane biologiche e contribuendo a contrastare malattie cardiovascolari e processi degenerativi. Il polimorfismo, quindi analizzato, espone in misura significativamente superiore rispetto alla media al danno extracellulare da stress ossidativo. Quindi possiamo avere dei danni da radicali liberi e le principali fonti possono essere endogene ed esogene. Le principali fonti endogene di radicali liberi sono la respirazione cellulare, che è il complesso di eventi, di reazioni biochimiche che si realizza all'interno del mitocondrio cellulare e che risulta fondamentale per sostenere energeticamente l'attività della cellula. Il normale metabolismo cellulare, come ad esempio la via metabolica dell'ossido nitrico, è il processo infiammatorio, in particolare il killing espletato dai fagociti attraverso il burst ossidativo, ossia l'uccisione dell'agente patogeno attraverso l'intensa produzione di ROS. A sostenere la massiva produzione di radicali liberi intervengono anche fattori esogeni, che sono i fattori ambientali, quindi la continua esposizione alle radiazioni ultraviolette, ai vari fattori inquinanti, ai pesticidi e alle radiazioni in genere. Infatti riceviamo, grazie a Giorgio, tutte le informazioni sui vari inquinamenti ambientali dovuti anche a pesticidi e radiazioni, l'esercizio fisico intenso e lo stress fisico lavorativo, quindi fa produrre molti radicali liberi, lo stile di vita scorretto, la dieta inadeguata, le patologie d'andamento cronico e degenerativo e gli esiti di un'infiammazione di basso grado, insieme agli stress emotivi e psicologici. Si può quindi facilmente immaginare come l'organismo umano, in particolare la cute, rappresenti il deposito di queste specie generate da numerosissime differenti reazioni biologiche, ma accomunate dalla medesima conseguenza. Quindi i danni li abbiamo a livello del DNA, a livello delle proteine, la perdita della funzionalità enzimatica, danni a carico dei lipidi con conseguente l'iperossidazione. Emerge così il ruolo dei radicali liberi dell'ossigeno nella perdita della funzionalità cellulare e nella patogenesi di numerosi stati morbosi, per lo più a carattere cronico degenerativo. Quindi l'età biologica altro non è che l'età che una persona esprime in rapporto alla qualità biologica dei suoi tessuti, quindi ogni organo ha un'età biologica e tutti gli apparati comparati a un valore standard di riferimento. Possiamo andare avanti? Ok. Quindi andiamo a dosare, possiamo dosare i DROMS, che sono i metaboliti reattivi dell'ossigeno e si esprimono in unità internazionali che vanno da 100 a 300, la normalità sopra 300 è uno stress ossidativo che aumenta, quindi abbastanza normale elevato, oltre i 450 abbiamo uno stress molto elevato. Poi l'omega screening, che va a fare il rapporto tra gli omega 3 e gli omega 6, quindi è un test molto importante per avere un quadro generale di tutti i lipidi, è un lipidogramma in generale, e quindi da questo possiamo dedurre quanti omega 3 dobbiamo prendere effettivamente in una giornata, perché ci dà il rapporto tra acido arachidonico e gli omega 3 e omega 6. Quindi noi, se abbiamo un rapporto alto, aumentando gli omega 3 e omega 6, quindi aumentando il denominatore, possiamo bilanciare la situazione. Ed ecco
Questa parte volevo sottolineare di più perché il selenio è un elemento essenziale come cofattore in numerosissimi enzimi ed attività antiossidante. I suoi ridotti valori ematici esprimono potenziali carenze di tale processo. Quindi del cell food è inutile parlarne perché contiene addirittura selenio insieme ad altri oligoelementi, e il selenio è contenuto in tutti gli altri prodotti della linea Cell Food. Vabbè, questo lo saltiamo. Allora, il messaggio che volevo dare è questo: l'inflamme aging costituisce un fattore di rischio altamente significativo e non esiste malattia cardiovascolare senza prima un processo infiammatorio che coinvolga la parete dei vasi sanguigni. Non esiste malattia neurodegenerativa che non sia accompagnata da neuroinfiammazione. Non esiste tumore senza il concorso di un processo proinfiammatorio. Io direi che ci possiamo fermare qui. Qua vediamo il danno a livello dei vasi, quindi che si ripercuote anche a livello cardiaco. E poi vabbè, l'invecchiamento cutaneo, che con gli anni l'epidermide, che è lo strato più superficiale, si assottiglia, il processo di rinnovamento rallenta, la produzione di sebo, la capacità di trattenere idratazione diminuiscono, per questo la pelle diventa più secca e fragile, favorendo la formazione delle rughe. La comparsa di discromie, cosiddette macchie dell'età, nel derma la produzione di collagene, elastina ed acido ialuronico diminuiscono, la struttura che tiene sulla pelle si assottiglia e quindi perde il tono e l'elasticità, causando il rilassamento cutaneo tipico delle pelli più mature. Ciò significa che i nostri comportamenti non influiscono in modo significativo sulla sua velocità di progressione. Ecco qua che a livello cutaneo si ha un assottigliamento dell'epidermide con la formazione di rughe. Va bene, grazie. Aumenta lo stato fibroso e a livello dell'ipoderma c'è una perdita di volume con l'effetto scavato che interessa soprattutto le guance. Se facciamo un esempio delle gote di una giovane ragazza, sono paffutelle perché contengono uno strato di grasso sottodermico che danno questo aspetto. E però con l'invecchiamento si sovrappongono anche in misura diversa da persona a persona modificazioni causate dall'invecchiamento cronologico fotoindotto e poi per di più anche a livello predeterminato geneticamente, che tratta quindi di un naturale processo di senescenza che è l'invecchiamento di tutte le cellule. Quindi questi sono i vari strati di cellule. Io direi mi fermerei qui perché ci sono altre 30-40 diapositive. Grazie ancora. Un applauso a Pasquale. Grazie a voi. Bene, direi che siamo giunti alla fine. Ringraziamo gli stacanovisti che hanno avuto questa forza, questa energia, ma evidentemente questo rimedio funziona anche come informazione, sì. Evidentemente. Ringrazio tutti quanti i relatori che ci hanno permesso di conoscere delle cose così interessanti e anche così integrate. E lascio la parola a Giorgio per veramente darvi l'ultimo saluto. Prego Giorgio. Un applauso al nostro moderatore che ha avuto questa pazienza, perché non è facile gestire le ultime ore. Grazie Luigi, con il quale poi stiamo facendo partire una scuola, una formazione sull'epigenetica, dove ci sarà anche il professor Burgio, eccetera. Volevo ringraziare in particolare che ho qui il grande professor Bacci, perché mi fa sempre ragionare, anche lui un aretino. Volevo ringraziare il professor Bacci perché ci scontriamo su tante cose, come accade anche con Luca tante volte, con Luca Speciani. E è stata una giornata tosta, molto tosta per tutti. Non so come ho fatto a resistere
fino qua, e soprattutto non so come ho fatto, come avete fatto anche voi, dopo tutto quello che è successo, di riuscire ad andare avanti nonostante tutto. Volevo ringraziare personalmente e abbracciare tutti i relatori che, con il fatto che non hanno mollato, non hanno lasciato, ci hanno permesso di comunque di far funzionare questo convegno. 20 anni di Cell Food in Italia, 50 nel mondo, ma soprattutto la conferma che solamente cuore, passione e amore per se stessi, la vita e il prossimo possono cambiare il mondo. E quindi grazie di cuore a voi, grazie alla mia famiglia. Grazie Giorgio, di cuore. Grazie ancora e buona vita a tutti. Grazie, buona vita.